Salve dalle macchie, sono sceso di pomeriggio, domani vigilia di Natale, quindi io scendo sempre a raccogliere un po' di agrumi come le mandarine, arance e limoni. C'erano ancora dei cachi. Dopo le grandissime piogge che ha distrutto parecchi terreni, ci possiamo reputare in questa zona fortunati, ecco. Tanta acqua anche qua, vedete. Praticamente c'è stata una bella lavata di acqua. La terra è stata tutta quanta abbastanza smossa, lavata, però le fave, fortunatamente, anche se non si notano bene, sono nate tutte. Adesso facciamo vedere la fila. Con quella tecnica che vi ho fatto vedere, anche con le forti acque, se ci fate caso, sono in linea e non si sono spostate. Poi ho visto giusto, c'è un acquazzone forte. Potrebbe spostare i semi, farli marcire di qua di là. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo utilizzato una tecnica preventiva. Adesso qua si tratta di aspettare qualche giorno, facciamo le feste anche dopo il Capodanno e poi saranno rincalzati questi solchi mettendo delle tame, delle cenere. Poi mettiamo i pali e poi vengono messi dei lacci, un filo sintetico per tenerli in verticale. Ecco. Queste sono delle bellissime mandarine che di quelle tradizionali. Tante sono cadute perché c'è troppo carica. Già ne raccolgo da 2 o 3 volte, sempre una cesta così. Questi sono limoni e mandarini. Dopo farò delle arance Washington. Quelle che ci sono ancora le lascio perché sono quelle che si manterranno fino addirittura ad agosto. Quindi sono frutti che si mantengono in avanti e quindi è meglio preservare quelle là, vedete, sono quelle tradizionali al massimo, quelle che si mantengono anche durante l'estate. Hanno sempre succo, ecco. E di qua la stessa cosa, anche della parte alta, poi andrò 5 minuti a raccogliere 2 arance. Anche qua la stessa cosa. Qua ho messo l'aglio, anche l'aglio è nato. Ci vuole il suo tempo, ma si notano le piantine, vedete, in fila, sempre con la stessa tecnica. A volte fare della prevenzione poi serve molto, ecco. Ci sono ancora i cinghiali in circolazione, dobbiamo trovare qualche soluzione. E specialmente poi come allacciare l'acqua, perché non abbiamo più l'acqua, si potrebbe dire, che ci porta il fiume. Vuol dire che con una motopompa che dobbiamo fare. Ecco, respirare di pomeriggio prima di Natale, tra l'altro una bellissima giornata oggi e anche domani, quindi si prevedono temperature belle. La sera fa freddo, il giorno si può stare tranquillamente. Belle giornate, rilassanti. Dopo tutto quel macello, adesso sembra tutto calmo. Beh, io mi sposto. Vado nell'altra terra e poi rientro subito perché devo fare ancora tante altre cose. Ecco, a risentirci.